Prendiamo Osserva Salerno, il report che dal 2010 ogni anno realizziamo, oggi più che mai grazie all'aiuto anche ai grandi cittadini, anche i non soci del nostro circolo, quindi l'Ambiente Salerno, perché crediamo appunto che le città 2.0, che sono proprio quelle che grazie alle tecnologie possono migliorare la vivibilità, possono essere città, noi diciamo sempre più sostenibili, quindi vivibili e quindi anche europee, visto che è uno slogan che va molto di moda in questi anni. Noi crediamo che grazie a tanti cittadini possiamo migliorare una città. Ovviamente ci sono delle criticità ambientali, che riguardano la mobilità, quindi anche la viabilità in alcuni punti della città e poi l'abbandono dei rifiuti, ovviamente che è un fenomeno che non riusciamo come cittadini, come salernitani, che non riusciamo a distinguere. C'è una parte di finanza che non è per niente affezionata al territorio e quindi di conseguenza non aiuta poi a rendere una città più vivibile anche dal punto di vista ambientale. Voi cercate anche di stimolare un po' questo tipo di attività. Sì, da quest'anno Osserva Salerno è una pagina sul web, grazie appunto al network Facebook che permette, come sapete, la partecipazione di tutti i cittadini appunto al progetto. Quindi si possono, infatti già in questo momento mentre io parlo, ci sono segnalazioni di persone che mi hanno chiamato proprio poco fa, ma potete inserire stamattina, due foto che abbiamo postato qualche ora fa. Ovviamente qui noi al comune perché dobbiamo ricollegarci diciamo al web, ma di sicuro sono sempre online, tutte possono vederle e quindi questo è lo strumento più facile di partecipazione perché lo stesso cittadino può vedere quelli che hanno postato altri e soprattutto può interagire tra loro, quindi si crea poi un network come quello che lo fa, si crea appunto una condivisione totale di quel problema ambientale, di quella criticità che c'è sul territorio, dalla mobilità appunto all'ambiente, al discorso anche della sostenibilità ambientale dell'edilizia, dell'urbanistica, quindi veramente un panorama a 360 gradi che vuole dare un contributo proprio alla vita democratica e partecipativa. Poi noi puntiamo da sempre, lo sapete, sulla cittadinanza partecipata dal basso, perché è l'unico strumento, noi lo diciamo, lo diremo anche oggi all'assessore, al Comune di Salerno, è l'unico strumento per cercare di rendere questa città veramente vivibile. Quindi le foto che vengono, diciamo, segnalate dai cittadini vengono poi successivamente pubblicate dall'amministratore No, della no, no, pagina. sono già pubblicate dai cittadini stessi. Quindi in automatico In viene. automatico, quindi ognuno può pubblicare le fotografie, video, senza, ovviamente ci sarà un controllo su eventuali contenuti poco idonei, ma noi crediamo che questa pagina serva a chi veramente vuole migliorare, vuole dare un contributo positivo a tutta la vita di questa città. Come si chiama la pagina? Osserva Salerno. Ed è proprio una pagina su Facebook, su network Facebook.